L'atmosfera del carnevale è arrivata anche in città ad Arezzo, il carnevale aretino dell'Orciolaia nell'ex campo scuola per un pomeriggio di musica, colori, allegria. Il tempo così fa sì che tutte le famiglie escano fuori e questo è il luogo ideale per le famiglie perché è tranquillo, siamo in un posto completamente recintato, al di fuori del traffico, con un prato dove i bambini possono giocare tranquillamente e oggi c'è stato veramente un afflusso di pubblico notevole. Bene, ci vuole, logicamente il tempo fa la sua, ma anche noi abbiamo fatto la nostra perché in effetti ci sono stati dei bei gruppi oggi e penso che la gente sia divertita. Oggi avevamo il gruppo Ipanema, un gruppo di ballerine brasiliane, poi il 100% circo e poi la musica di Disney su con veramente delle ragazze e dei ragazzi veramente bravi. Quindi il Carnevale di Arezzo non ha nulla da invidiare agli altri? Da sempre, modestamente da sempre, perché noi ovviamente ci mettiamo tutto quello che ci possiamo mettere delle nostre possibilità e penso che i ragazzi da noi si divertano perché salgono nei trenini, partecipano direttamente alla manifestazione cercando di stare il più tranquilli possibile in sicurezza, questo è importante. Penso che si divertano e per questo che arrivano in massa qui al Carnevale. Prima uscita anche per il Carnevale dei Figli di Bocco a Castiglionfibocchi con le sue meravigliose maschere e i bellissimi costumi. Tante le novità per questa edizione nel regno di Re Bocco con pittori, scultori, poeti, inventori che onorano con le loro arti il maestro e il genio universale di Leonardo da Vinci. Ancora successo a Foiano per la seconda uscita del Carnevale più antico d'Italia.